un riconoscimento importante. Questa edizione della Festa del Duca 2024 rende omaggio alle donne, questa sera l'Arezzo ha delle musiciste di un certo spessore. Cosa significa questo riconoscimento? Per noi questo riconoscimento è un motivo di grande orgoglio, arriva dopo anni di lavoro dove iniziamo finalmente, parliamo di 5 anni fa, quando inizia la nostra avventura, e finalmente iniziamo a vedere che c'è un riscontro reale sia nel territorio che fuori dal territorio. Quando viene dal territorio fa sempre più piacere, perché siamo a casa e ci piace essere apprezzate anche nel nostro piccolo spazio per andare oltre. La musica ha come veicolo anche di messaggi importanti. Qual è appunto quello che volete trasmettere alle persone che vi ascoltano? Noi vogliamo proporre un repertorio insolito, il repertorio delle donne, chiaramente affiancato anche ai grandi classici del repertorio per orchestra. Quello che pensiamo è che sia giusto restituire alla comunità dei gioielli musicali, delle opere d'arte. Questo è il nostro momento, per fortuna è arrivato, e quindi cerchiamo di restituire al meglio quello che negli anni è rimasto nascosto. Festa del Duca 2024, una serata iniziale dedicata alle donne, tanti messaggi di questa festa, occasione importante, evento importante per la città. È un momento davvero molto amato dalla città di Urbino e non solo, anche da tutti quelli che dal territorio e anche da fuori vengono nella città ducale per potersi immergere ancora in questa atmosfera rinascimentale che si respira in ogni angolo. In questa serata davvero lo sguardo va sulle donne, grazie anche ad un corteo speciale in cui le tante figuranti dell'ARS hanno voluto partecipare e portare un loro messaggio di unione in questo momento, ma anche grazie alla presenza dell'Orchestra Olimpia, questa orchestra, questa formazione composta da tutte grandi musiciste, professioniste, donne che propongono un repertorio musicale scritto da donne. È un messaggio davvero sì, significativo, ma che ci deve far capire anche quanto la musica possa arrivare oltre tantissimi confini e soprattutto debba formarci, formare dentro di noi una consapevolezza diversa e una consapevolezza più profonda nei confronti anche del mondo femminile. Donne che parlano alle donne attraverso la musica e non solo, una serata all'interno della Festa del Duca per mandare anche messaggi importanti. Sì, mi piace dire donne che parlano alle donne e agli uomini, a tutti. Come dicevo durante la premiazione, siamo veramente contente e onorate di essere inserite all'interno di questa premiazione che ci accosta idealmente a Giovanni Santi. Questo significa che dobbiamo proseguire col nostro lavoro e da questa premiazione traiamo molta vitalità per tutti i progetti nuovi che verranno, e abbiamo veramente molte cose in cantiere e non vediamo l'ora di gettare luce in tutte quelle zone in ombra che sono nella letteratura musicale. Un'occasione importante, fatta di cultura, fatta di storia, al premio Giovanni Santi all'interno della Festa del Duca per ricordare un importante personaggio della città. È vero anche perché la cultura, la storia, l'arte non hanno tempo. E una città come Urbino non esisterebbe nella memoria non solo degli urbinati, ma del mondo, se non fosse vero questo, se non ci fossero personaggi, figure che pure non sono urbinati, ma hanno un legame fortissimo con Urbino, come Giovanni Santi, come Raffaello, a tramandarla, tradurla. Urbino dappertutto è importante. Grazie all'Orchestra Olimpia. Grazie.